Storia della preistoria. Quando parliamo di Serce ci viene subito in mente il suo ruolo all'interno della preistoria come materia prima molto utilizzata per la produzione di strumenti litici, ma la storia che racconta, le storie che racconta la Serce sono ben più articolate e ci parlano della vita del pianeta Terra. In vari periodi, in vari luoghi, la Serce, costituita prevalentemente da silice, si è formata in ambiente sedimentario, per lo più, e ha rappresentato una materia prima importantissima, oltre che un importante scrigno di informazioni per la storia geologica. In Puglia abbiamo un esempio straordinario di questa risorsa che è si riferisce al promontorio del Gargano, un'area in cui ci sono più di 10 formazioni calcaree che contengono selce di ottima qualità, che è stata estratta sin dal Neolitico inferiore in miniere che sono state ad oggi datate come le più antiche d'Europa. La selce, come vedete, ha un aspetto molto diverso, soprattutto come colorazione rispetto a quello che c'è nella parte circostante, che sono dei calcari bianchi. La selce ha questi colori genere scuri, ma possono essere molto variabili, dal nero all'arancione, al marroncino e così via. Adesso passiamo dalle storie della terra alle storie dell'uomo, raccontate dalla selce. Sicuramente la selce, come tutte le altre rocce di tipo siliceo, sono sicuramente la materia prima che l'uomo ha conosciuto per primo, sin dalle fasi più antiche del Paleolitico, e ha iniziato a sfruttarla attraverso una semplice scheggiatura. Pensiamo a dei ciottoli di selce come questi, o anche questi noduli, che si trovavano frequentemente nei depositi alluvionali. Siamo nel Museo di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Bari. Insieme con il Sistema Museale di Ateneo è stata realizzata una mostra dedicata alle selce, che si avvale di pannelli esplicativi che raccontano cosa sono le selce, dove si formano, dove si trovano e l'importanza che la selce ha avuto nella preistoria. Inoltre è possibile visionare tutta una serie di campioni di selce provenienti dal Gargano. A completamento di questa esposizione, nel percorso museale all'aperto, è stato organizzato un laboratorio di archeologia sperimentale tenuto dal dottor Vittorio Mironti dell'Università La Sapienza di Roma. Allora, diciamo che l'utilizzo della selce non si ferma all'epoca preistorica o protostorica, ma anche in epoca moderna queste materie prime venivano utilizzate per produrre appunto oggetti come questi, che ad un occhio poco esperto potrebbero sembrare degli oggetti preistorici, dei manufatti preistorici, invece appunto, come diceva il professore, sono degli acciarini da fucile che venivano appunto inseriti all'interno di queste armi moderne per innescare proprio il colpo, diciamo, per innescare proprio il proiettile. Da ricerca della selce a ricerca sulla selce, dunque, un lavoro che ci vede coinvolti insieme a colleghi italiani ed esteri ormai da qualche anno in un team multidisciplinare che affronta queste tematiche in ambito geologico e archeologico. I risultati recentemente ottenuti ormai sono su diverse riviste di valore internazionale e recentemente è stato pubblicato un lavoro anche su Scientific Report di Nature. Siete tutti invitati, non appena possibile, a visionare la nostra esposizione temporanea sulle selce, insieme con le altre esposizioni permanenti del Museo di Scienze della Terra. In coda al video, dei link riportano a degli approfondimenti sul tema. Vi saluto, a presto!